praticamente sotto forma di fili, dopo uno, due, tre mesi, sempre comunque qualcosa esce fuori, poco, ma esce fuori. Problema del palladio, che ha una distribuzione, un'abbondanza nella terra che è 5 volte più bassa dell'oro, quindi è molto raro, ma attualmente ha un costo che è la metà di quello dell'oro, perché il palladio è usato nelle nostre marmitte catalitiche. E quindi quando ci sono poi nelle marmitte catalitiche, una parte viene recuperata, una parte va nell'aria e quindi si verde. Quindi il prezzo di una decina d'anni si è aumentato di 2.5, perché sta sparendo. D'altronde pure la combustione interna, noi vogliamo le macchine pulite, non ci viene da fare. Quindi abbiamo cercato dei materiali comunque a basso costo, sia per motivi, diciamo, di valore iniziale, secondo, per evitare che quelli che il palladio è monopolio della Russia, Sudafrica e qualcosa in Canada, passassimo dal monopolio delle 7 sorelle o chi per loro al monopolio del palladio. Cioè, non può essere, se uno vuole qualcosa per la pace deve essere qualcosa più diffuso. E quindi abbiamo studiato vari materiali. Il nickel è un candidato ottimo, abbiamo avuto risultati molto buoni con il nickel, però è estremamente difficile da riprodurre i risultati. Quindi ci siamo indirizzati verso leghe del nickel con qualcos'altro che fosse un po' più agevole nell'ottenere i risultati, anche se il valore assoluto è inferiore, ma comunque accettabile. Vai avanti qui, conviene andare qui nel succo, ancora avanti. Ok, no, se mi sto appunto. Allora, in questo caso la fortuna ci ha aiutato e dopo aver provato casualmente la Costantana, perché l'idea era proviamo materiali in cui ci sia il nickel ma in forma molto molto sottile. Questa è ad esempio nelle termocoppie. La Costantana è una di queste lega rame nickel. L'ho provata, qualcosa funzionava come anche accennato Ubaldo, però poco. A questo punto stavo quasi per abbandonarla perché erano stati veramente modesti, finché nella didascalia della ditta che produceva la Costantana c'era scritto non usare mai oltre 600 gradi in aria perché si rovina. Ok, prepariamolo oltre 600 gradi, lo volevo rovinare. Cioè, era chiaro che il materiale, che il fenomeno era di superficie grazie ai lavori fatti da Arata in Giappone da 10 anni, però rendere qualcosa superficiale e attivo in maniera semplice era l'obiettivo. Il materiale messo in aria si ossida, quindi diventa un materiale spugnoso in senso lato. Quindi abbiamo passato molti mesi per cercare di rovinarlo in maniera controllata. Abbiamo fatto un esperimento due anni e mezzo fa con una semplice ossidazione termica e alla fine qualcosa è andato bene. Cioè la Costantana spugnosa dovuta a un'oscillazione termica più o meno incontrollata a 800-900 gradi centigradi facendo passare corrente dava dei risultati nettamente superiori rispetto alla Costantana liscia di filo. Quindi la strada era quella. Nel frattempo si è presentata la ditta del nord-est che si è offerta di fare da cavia per tutti gli esperimenti a basso tasso di successo. Allora prova questo, non funziona, benissimo. Cioè, alla fine abbiamo isolato una parte dei problemi. A questo punto quello non va. Allora le linee di produzione più promettenti le abbiamo sviluppate noi e loro hanno accettato questo ruolo subalterno ma utilissimo, cioè apparentemente subalterno ma utilissimo nel progresso scientifico.
allora la Costantana ha la grande caratteristica di avere la capacità di decomporre l'idrogeno da molecolare ad atomico e dà un'energia in prestito, un'energia catalitica dentro l'atomo, tra 2-3 electron volts in un range di composizione dal 20-80% 80-20, quindi in un grosso intervallo di composizione funziona. Come confronto il famoso palladio da solo 0,2 electron volts, quindi 6-7 volte di meno, il nickel circa 1,7, che quando funziona funziona bene, però è sempre difficile da farlo funzionare. Nickel di candele, poi focardi, luce, tutta la storia complicatissima lì. Qui avevamo imboccato un materiale potenzialmente utile dal punto di vista teorico. I dati vengono da un lavoro teorico fatto da un gruppo di polacchi usando supercalcolatori e metodi che non sono anche come molto complicati, forse qualcun esperto di computer riesce ad apprezzare il loro lavoro. Abbiamo fatto il primo reattore per una serie di motivi tecnici relativi in vetro, perché ci eravamo accorti che lo zolfo contenuto nei ghiacciai era un potente veleno per le reazioni. Poca gente sa che volutamente viene aggiunto lo zolfo nell'acciaio inox per poterlo lavorare al tornio, però questo zolfo a caldo riesce fuori e, come tutti sanno i proprietari di automobili, lo zolfo avvelena nella mente catalitica, quindi l'acciaio di per sé a caldo non va bene. Quindi il vetro, un vetro a parete spessa, fatto apposta, ma un parete, un acciaio, un vetro a parete spessa. E questa tecnica apparentemente semplice, che era solo utilizzata per vedere cosa succedeva al filo, in realtà è stato un punto di partenza, perché ci ha permesso di capire un numero di cose che mai avremmo immaginato anni fa. Era partito da una necessità tecnica. E poi c'era un altro tipo di problema. Il materiale, partenza 0,2 mm, si ricopre di questa spugna di materiale nanoporoso. Il materiale purtroppo si stacca. E noi volevamo vedere se, cioè cambiando il tipo di preparazione, mantenere il più possibile attaccato alla superficie. Quindi qualcosa di trasparente ci permetteva di vedere se cadeva per terra, insomma abbiamo necessità di ordine zero. E poi le cose sono andate bene, insomma la fortuna ci ha aiutato. Prima abbiamo fatto le calibrazioni usando casinetti, elio, argon, e poi abbiamo messo l'idrogeno e ci siamo accorti, c'è un punto di grasso? No, vabbè, un bastone per niente. Quindi, allora, la curva qui è a destra, abbiamo un altro punto, abbiamo avuto un'altra fortuna, perché senza fortuna non si va avanti. Francesco, guarda, dall'India si tappeta. Va bene. Grazie. Allora, l'aspetto importante è che la Costantana, quando si carica di idrogeno, scende la sua resistività. Insomma, vale 20 ohm, 10 ohm all'inizio, si carica di idrogeno e scende da 10 ohm a 9, 8, 7. Quindi è un modo, un marker, un controllo che le cose stanno andando bene. Quindi questa è veramente fortuna, non esiste altro termine. Un altro aspetto importante è che a temperatura ambiente nulla succede, con l'elio tutto quanto stabile, con l'argon tutto stabile, con l'aria c'è un po' di ossidazione, non lasciamo perdere. Quando sono una certa temperatura di innesco particolare, sotto idrogeno o miscele idrogeno-argon, la resistenza scende. Quindi è una prova macroscopica che nessuno può contestare,
c'è un assorbimento di idrogeno almeno nel bulk della costantana, cioè la parte massiva del filo, e una parte superficiale. Quindi questa è una prova forte, semplice, prova di idiota, che qualcosa sta succedendo. Quindi questo è il punto di partenza. Noi ci siamo accorti che finché non c'è un qualche caricamento più o meno piccolo, non c'è nessuna anomalia della fuga. Come? L'ombrello serve. Sì, per lui sì. Vabbè, in questo grafico abbiamo visto che c'è un aumento della temperatura all'esterno del reattore e all'interno. Il grafico lì, insomma, a sinistra, c'è pagina 26. Quindi, entrambe le temperature aumentano a potenza di ingresso costante. Quindi, la sorgente di calore all'interno e va verso l'esterno. Nel caso del legno e dell'albero è tutto molto chiaro. Quindi, ma, però è veramente uno studente di terza media può fare migliore. E successivamente abbiamo dato la corrente sia al filo di riferimento, che era un filo di nickel cromo, quello usato per i phone, per i phone, con le suddette, sia al filo attivo, dando corrente al filo attivo, la temperatura locale è aumentata molto. I fenomeni sono aumentati, quindi vuol dire che un fenomeno sicuramente attivato termicamente, che c'è la prova precedente, questo è tenuto in diretta che l'aveva detto, ma forse anche il passaggio della corrente elettrica di per sé aiuta. Non c'è, abbiamo avuto i migliori risultati quando la corrente passava dentro il filo. A pari temperatura media, risultati migliori concorrente dentro il filo, e quindi questo è un altro pezzo del puzzle che aiuta a capire. Vai avanti. Vabbè, i sistemi non sono stabili, sono grosse variazioni, è molto molto rumoroso, ma qui questa in qualche modo è la prova, perché non è che io accendo e fa sempre, in realtà sono 10 watt, è da 5, 3, 8, 2. Nel tempo comunque tende a salire la curva rossa. Quindi è un sistema vivo, estremamente complicato, e è compito di tutti i ricercatori capire perché accadono questi fenomeni. In genere, quando la curva è piatta, vuol dire che è morto. Quando è morto non fa nulla. Quando è vivo dà fastidio. Quindi questo è un sistema vivo. Rumoroso, nel bene e nel male, ma è vivo. Qui sono le calibrazioni fatte con dei fili di platino per verificare che tutto fosse corretto, perché eravamo stati molto molto contestati che c'era qualche errore nascosto, quindi ho perso 3-4 mesi a dimostrare che non c'era nessun errore nascosto, e comunque ho capito altri nomi. Prossima. Questo grazie alla Live Open Science, perché te l'hanno detto prima. No, quella, quella ancora prima, sono stato un po'. La Live Open Science è dopo, come ho visto i risultati con il pratico e le realizzazioni, li abbiamo convinti e quindi sono fatti avanti. Quindi c'è un po' un'interazione multipla. Vabbè, qui è troppo complicato. Avanti, non si va a tempo. Un altro aspetto che ci siamo accorti è che questa costantana riesce a decomporre perfino l'acqua. In pratica uno fa il vuoto dentro la camera, mette una goccia d'acqua, due gocce d'acqua, quindi un ventesimo centimetro cubo, poi scalda. Dopo un po' di tempo si accorge che il filo scende la resistenza. Vuol dire che l'acqua H2O si è decomposta, H2O2, e l'H2 a sua volta è diventato atomico e entrano dentro, quindi un'azione che impiega alcune ore, ma uno trova che alla fine carica. Quindi quando uno sta proprio a secco, non ha più l'idrogeno, si ferma, gli fa qualcosa, manda qualcosa dentro la camera e dopo un po' riparte. Non è proprio, non è banale,
Quindi c'è veramente qualcosa di molto strano in questi fili con la costantana trattata. Quando uno mette il platino o il nichel-cromo, non ce l'hai niente. Ci metti dentro la goccia d'acqua e lì è finito. Quindi la cosa è molto diversa. Scusi, però per capire meglio, volevo sapere che temperatura, cioè, che temperatura. Questo è intorno a 300-400 gradi. Quindi sempre in temperatura alta temperatura. Sì, a freddo non c'è niente. Sono fenomeni attivati termicamente e più alta la temperatura e meglio vanno, e meno c'è idrogeno e meglio vanno. Quindi questo porta a pensare all'effetto Langmuir. Discorso meglio alla fine del parole. Un altro aspetto importante è che il coefficiente resistivo della costantana, quando è scarica a valori da scritto sui libri, diventa altissimo, aumenta di un fattore 50 quando assorbe l'idrogeno. Quindi c'è un cambiamento macroscopico di bulk per il dentro materiale attivo dovuto all'assorbimento. Quindi sono una serie di fenomeni nuovi, imprevisti, che non sono mai, che escono fuori grazie a questi studi più o meno conquistati. Prossimo. Vabbè, qui è un altro punto importante. Abbiamo capito che una parte significativa gli eccessi termici dipendono da situazioni di flusso dell'idrogeno dall'interno, dall'esterno del filo, quindi situazioni dinamiche. Questo terreno, questo grafico è un po' complicato ovviamente, un certo tempo. Comunque il fenomeno del flusso, forse il fenomeno chiave, era stato scoperto nel 1989 dalla NASA. Il primo esperimento di verifica della fusione fredda è stato fatto a dicembre 89 nel ricerca della NASA da professor Frank. Per una serie di motivi complessi, questi risultati, che forse avrebbero cambiato il corso degli studi, non sono stati resi noti, perché il gruppo di Frank cercava i neutroni non ve ne erano, c'era un'anomalia termica. Quando un tubo di palladio ad alta temperatura, 600 gradi, 300 gradi, veniva fatto passare il deuterio e togliere, quindi eccesso di calore in immissione e emissione, mentre nulla di strano capitava con l'idrogeno. Con il deuterio c'è l'anomalia, deuterio palladio, con l'idrogeno l'effetto totalmente piccolo, difficile identificazione. 20 anni dopo, l'esperimento di Frank è stato ripetuto dalla NASA e poi casualmente scoperto da me grazie a un convegno che dovevo fare ad Assisi, c'è qui la responsabile della scoperta, perché avevo smarrito l'articolo dell'89 e lì, ricercandolo casualmente, mi sono imbattuto Gabriella, vai. Ah, sì, dai. La colpevole, insomma, devo fare un seminario, un impegno ad Assisi. L'avevo perso e poi l'ho ritrovato. Prego. Posso fare una domanda, professor? Sì. Guardate l'idrogeno e l'ampolla di vetro, l'esperimento? Sì, casomai alla fine. Ah, vai, dai. Senta, professor, mi scusi, Volevo sapere a che temperatura posso spingere, diciamo, la depuratura interna per poter non far innescare l'idrogeno? Sì, Maestro. Mi scusi, professore. No, ma è perché. Allora, in genere sotto 100 gradi non capita quasi nulla. A volte, se il filo è estremamente buono, anche 50-60 gradi qualcosa capita, però è poco. Sono fenomeni attivati termicamente. Più si va sopra la temperatura e meglio stai. Attualmente stiamo lavorando a 500-600 gradi. Quindi più si va su, meglio è. Però io sono andato su, ma è subentrato un grande fiammata di idrogeno. Io voglio dire, ma se c'è l'ossigeno dentro, ma è chiaro che no, è pulito. C'è l'idrogeno e qualche impurità, è impureso, sì. Qualche impurità. Perché a una certa temperatura mi ha fatto un lampo,
è intervenuto l'ossigeno interno che si è formato? No, allora se utilizza, lei utilizza, se lei utilizza il mio materiale, sono io a mezzo mondo, quindi non so, cioè centinaia di campioni, il materiale viene preparato tramite una ossidazione selettiva della corpantana, quindi sono degli ossidi suo, NIO e una serie di, quindi c'è un po' di ossigeno dentro, ma che sia sufficiente a fare una fiammata mi sembra, diciamo, ecco. Comunque sia, poi ne parliamo. No, ci chiedo, ne parliamo così, poi mi dà qualche suggerimento per voi, qualcosa. No, io volevo sapere fino a che punto mi posso spingere con la temperatura a non fare innescare. Guarda, non lo so. Io ho visto, se il materiale è attivo, anche a 60 gradi comincia a sorbire. Il materiale medio è 125-130 gradi, più il materiale è cattivo e più non servono temperature alte per cambiare la resistenza. Poi per eccesso termico, più si va su e meglio stai. Adesso stiamo a 700 gradi di filo e le cose vanno di più bene. Utilizza una materia di argon con qualche micro impurezza di idrogeno e mai ottenuto risultati così buoni. Quindi sembra appena attivato termicamente. Grazie, buonanotte. Ok, proviamo. Vabbè, andiamo avanti. Ok, avanti pure. Ok. Allora, mettiamo adesso. Allora, come avevo accennato, questo è il giudice che c'è, quella della, dei giapponesi. È sempre così concitare. Allora, è così, per questo motivo che non sono molto casinista, scusate, ho i miei video, non so. Allora, ok, più o meno preso di qua, sto beccata. Allora, i giapponesi sono interrogati su questo tipo di ricerca dai inizi, hanno speso mai i soldi, molti milioni di euro, con risultati mano a mano crescenti, cioè tra i popoli, se uno investe convinto, ma cosa esce fuori? Tre anni fa hanno fatto il primo salto qualitativo, sono passati dal palladio alla corfontana, o lega, rame, nickel, essendo anche loro persone metodiche, hanno sostituito un materiale nanoetico sviluppato da Rada, polvere di palladio puro, con leghe, prima nickel palladio disperdente e poi mano a mano hanno sostituito al palladio il rame. E in questo esperimento loro lavorano a circa 300 gradi centigradi, hanno un eccesso termico, questo è un successivo, intorno a 15 watt di eccesso termico. Il materiale utilizzato sono, il materiale attivo sono 4 grammi, quindi 15 watt di eccesso, 4 grammi, quindi circa 4 watt grammo. Tutto il materiale, perché sono il grosso, cioè il dispersore per evitare che il materiale si interizzi, sono 50 grammi, quindi meno del 10% del materiale attivo per evitare che si interizzi. Nel caso nostro abbiamo un substrato in costantana pura che pesa circa 150 mg e 40-50 mg esterni. Quindi noi abbiamo una densità di potenza più alta, abbiamo in genere 5 watt, 10 watt, però temperature più alte. Recentemente il gruppo di Takashi Kitamura, quindi una professoressa di università e industria, la Toyota, tanto per un nome, sono andate a temperature più alte a 450 gradi e i 15 watt di eccesso termico che avevano a 300 gradi sono di 30. Quindi soltanto aumentando la temperatura hanno raddoppiato l'eccesso di potenza. Quindi ancora una volta fenomeno attivato termicamente. Poi hanno acceso e spento più volte il reattore e ancora dopo due mesi da questo aumento termico ancora funziona. Un po' si è degradato, quindi da 30 watt in eccesso a 20, dopo due mesi e qualcosa. Comunque fenomeno è comunque più alto rispetto ai 300 gradi. Il loro obiettivo è andare a 500-300 gradi,
sviluppando un materiale che non si rovini, cioè che non sinterizzi l'alta temperatura. La sinterizzazione vuol dire che il materiale da nanometrico diventa un materiale compatto. Quando è compatto finisce di funzionare. Quindi una linea di ricerca è trovare dei nuovi materiali che mantengono le caratteristiche spugnose anche ad alta temperatura. Dove c'è altro c'è? Vabbè, sono per tutti i controlli. Ok, poi l'altro c'è la cosa di allora, il gruppo del Martin Fresher Memorial Project hanno messo su dei reattori negli Stati Uniti e in Europa, e questa è una presentazione di alcuni mesi fa, e vabbè, sto per di qui, sono un po' vanitoso. Il loro obiettivo è replicare i nostri risultati. Sono andati bene e quindi hanno mostrato i risultati. Ancora. E la cella che utilizzano è simile alla nostra, in vetro. Quindi loro sono partiti copiandomi per minimizzare gli errori possibili, come giustamente sto parlando, e poi hanno sviluppato per conto proprio. Ancora. Qui il calibro di vario. In questo esperimento loro avevano una cessi di potenza di 5-6 watt per 200 grammi, 200 mg di materiale, che è simile ai nostri risultati. Nella volta abbiamo avuto 10-15 watt, ma in genere 5-10, quindi dati confrontabili a temperature similari, 6 watt di potenza. Poi l'altro un'altra cosa, il nano esercizio laboratorio, qui si vede la pena. Il nano esercizio laboratori, che non è un ente politico, insomma, sono 23 anni che lavoro su questa linea di ricerca, sempre in maniera critica, e di tutta questa lunga presentazione, sono gli esperimenti nostri, senza mai citarmi, tra l'altro, nel massimo della correttezza scientifica, hanno detto che sono possibili. E inoltre ho usato una frase un po' minimale nel dire che il motivo è dovuto alla dissociazione di idrogeno da molecolare atomico, cioè Langmuir. Vediamo che avviene a 4.000 gradi, a 2.500 gradi Kelvin, intorno a 1%. Quando l'idrogeno ricombina, sono oltre 4.000 gradi centigradi, quindi si ha anche un fenomeno di necroentropia, entropia negativa, come collaterale. Poi la seconda. Il lettore mio non mi hanno citato ovviamente, e il commento che hanno appena fatto è il catalizzatore appena un migliore materiale per fare l'idrogeno atomico, ma quella è la chiave. Cioè loro hanno capito tutto e l'hanno, come dire, minimizzato. Sa voi, insomma, ecco, fate domande perché è lunghissimo altrimenti. No, allora, io prego, sì. Fare domande? Sì, giusto. Chiaramente complimenti sia a te che a Ubaldo per tutte. Per le energie profuse, per i risultati, per tutto quanto. Però ecco, io volevo chiedere molto sinteticamente un qualcosa riguardante i criteri di scelta dei materiali. E da quello che ho appreso, sentendo le vostre diciamo,
vostre presentazioni, ho visto che vi sono elementi appartenenti tutti al gruppo 10 e 11, mediamente. Ecco, c'è un motivo particolare che vi ha spinto a scegliere questi materiali e potrebbe essere utile l'utilizzazione di materiali che appartengono magari a un gruppo vicino, tipo il gruppo 12 oppure 9 anziché il 10 e 11. Per esempio, a me che non ricordo. Quali Guarda, materiali... potrebbero essere anche, che ti posso dire, il voi, beh, più che il ferro potrebbe essere... Le leghe di nickel? No, no, al di là del nickel, rame, palladio, eccetera, no? Quelli del gruppo 12, quelli del gruppo 12 che potrebbe essere il cadmio, potrebbe ma, essere, se allora, non vado errato. Posso rispondere io? Sì, sì. Allora, i criteri più o meno ispiratori, basso costo, quindi il palladio, buon gioco, molto poco tossico, il cadmio è un metallo pesante, almeno ce l'hai in giro. È un materiale che assorbe idrogeno a livello misurabile in condizioni operative gestibili, cioè tipo fino a 1000 gradi ad esempio, e che in più che sia sensibile alla elettromigrazione, cioè si applicano differenze di potenziale di un colpito, i protoni all'interno del materiale si possono muovere. Queste sono più o meno le linee guida generali, quindi nickel, titanio, palladio costa troppo, terre rare, l'ittrio è un ottimo candidato, ho fatto studi col palladio ittrio e personalmente sono stati i migliori risultati che ho avuto. Peccato che un metro di filo palladio ittrio da 100-100 micron costava su $5,000 equivalenti, insomma prezzi impossibili. Però il migliore per capire di usare materiali nobili, costosi, che sono stabili, hanno tanti vantaggi. Però poi se uno vuole l'energia per il popolo, deve per forza andare verso materiali a basso costo e che non diano scorie. Il nucleare costa poco, però c'è tutto, insomma, tutto il casino delle scorie, difficilmente gestibile, stronzo, cesio, transuranico. Quindi è una sorta di scelte complicate, è un compromesso tra quello che vorresti fare per certe applicazioni, quello che è utile, quello che puoi fare. Adesso, se uno pensa di avere applicazioni di nicchia, un reattore che deve andare su Marte, un rover su Marte, a costo non è conta niente. Se lo devi usare in teatri di guerra, in cui il costo dell'energia è 20 volte quello attuale, è chiaro che i militari. Beh, dipende. Se vuoi farlo per la pace, cioè per l'uso comune di tutti i giorni, è molto più difficile. Francesco, scusa, ti interrompo, io vorrei iniziare subito con la relazione più illuminante. Perché poi dopo si fa un po' tardi. Però le domande per te sono in salvo col pubblico, perché già mi sono qualcuno a fare una domanda e quindi facciamo anche l'applauso. E mettiamo Francesco perché è veramente casinista. Io ho il piacere di avere un mio amico, sei veramente casinista. Lo so. Però secondo me proprio l'essere un po' casinisti che aiuta anche a fare delle scoperte o qualcosa di importante. Comunque qui ci sono anche dei miei colleghi e posso dirti che sono più casinista di te, quindi vabbè. Non ci saranno problemi infatti di casino. Vuoi presentare brevemente per chi non ti dovesse conoscere? Per me è sempre una grande fatica parlare in italiano perché parlo molto male, però vi assicuro che quando avrò difficoltà tornerò in inglese. Beh, okay. Io sono Yogendra Srivastava, tutti mi chiamano Yogi. Perché è più facile. Poi ricorda qualche orso. E sono professore ancora all'Università di Perugia, Dipartimento di Fisica. E noi abbiamo un gruppo che con grande fatica, perché
la parola cold fusion is a dirty word, anche in italiano, e così nessuno vuole sentire. E infatti sono d'accordo sia con tutti e due grandi speaker che avete sentito, che la parola cold fusion non è adatto veramente per quello che stiamo tentando di fare. È cominciato con cold fusion, ma ci sono orizzonti molto più aperti su questo argomento, come si vedono con i materiali che si usano idrogeno invece di deuterio, e i risultati sono completamente diversi. Così è chiaro che c'è tutto un ramo di ricerca e di, diciamo la verità, nessuno capisce come un materiale complesso partecipa in queste fare o non fare reazioni nucleari. Non sappiamo se veramente è un fenomeno di superficie o è di bulk. Sembrerebbe, con tutti i dati che abbiamo da parte di Giappone, un po' di cose teoriche, eccetera, che è di, se no, non si capirebbe perché i nanomateriali sono migliori, perché un nanomateriale, by definition, c'è la superficie molto più grande di bulk, che è una barra, ovviamente. E questo un pochino vedremo. Ok. Ovviamente, io quello che voglio, dato che avete già sentito the state of the art in Italia e altrove, io sono un teorico. C'è una famosa battuta di Charles Darwin che definisce chi è un fisico teorico. Sto tentando di tradurre l'inglese bellissimo di Darwin. Cosa dice? Un fisico teorico è un quasi cieco in una stanza buia che sta cercando un gatto nero che non c'è. Detto questo, cominciamo la prossima, che i due teorici che io grandissimo rispetto, i due Julian, uno americano e uno nostro, Giuliano, come tutti quelli di mestiere lo sanno, che ha dato un grandissimo spinta per questo tipo di ricerca, signor Julian Schrödinger, che era un premio Nobel, uno dei più grandi fisici del secolo, che con tutta la sua reputation, lui ha perso, perché ha lavorato su questo argomento. Andiamo avanti? Sì. Infatti, tante di domande che abbiamo sentito e che sentiamo anche fuori di questa sala, cominciamo dalla barriera potenziale, perché non è costantemente mi dà l'energia, mi dà eccetera, coerenza, collettività, neutron halos, resonant tunneling, l'apice, qual è il gioco, perché certe volte si vedono i neutroni, certe volte no, o loading, che avete già sentito, burst, shutdown, cracking. Questi due hanno lavorato, per nostra sfortuna non esistono più. Poi abbiamo, che cosa c'era che loro ha mancato? Per me due cose che Schrödinger e Preporata non avevano, perché non era pronto, diciamo, la parte sperimentale che non c'era. Due elementi importanti: uno è quello che già hanno detto prima, che the cold fusion result da Giappone, che sembrava che è un effetto superficiale, che sono pochi gli strati atomici che partecipano.
va bene? Che non in altre parole superficie e non da volume. E secondo era che, dato che Fleischmann e Pons volevano convincere, perché erano convinti loro stessi, che c'era solo la parte nucleare, e ovviamente serve l'elettromagnetismo per innescare, ma che dovevamo prendere atto, e questo c'era questo signore con la barba, Wilhelm, che ha fatto il forza debole. Okay. Qual è il punto principale, che senza andare in dettaglio? Che c'è un detto da Enrico Fermi che, un po' scherzando, sempre diceva: datemi abbastanza neutroni e vi darò tutta la tavola periodica. Perché? Perché ci sono tre cose: il fotone che non ce la carica, neutrone che non ce la carica, e anche neutrino, ma neutrino lasciamo a parte. Quindi abbiamo solo due particelle che possono arrivare quanto vogliono, possono entrare anche in nucleo, protone e o altre cose che ce l'hanno la barriera, perché ce l'hanno carica. Così l'idea, diciamo, di introdurre l'interazione debole era che, se abbiamo qualche modo di trovare in materia condensata abbastanza numero di neutroni, questi neutroni vanno a qualsiasi, possono entrare, danno altri nuclei, poi ci sono vari decadimenti, eccetera, e a questo punto possiamo andare a riempire tutta la tavola periodica. Ma dove troviamo i neutroni? Così, quello che vorrei dire nei prossimi 20 minuti è che, contrariamente a quello che avete sentito da tanti altri fisici miei amici, è che non è vero che non ci sono materiali, a parte quelli speciali che loro lavorano, dove, se uno è attento, si vedono, e esperimenti già esistono. È quello che voglio parlare. Ah, ok, scusate, ma... Così, ecco, qual è il problema? Perché per produrre il neutrone, un elettrone a riposo, perché non abbiamo abbastanza energia, elettrone e protone ce l'hanno una massa minore di neutrone. Quindi qualche modo dobbiamo dare a introdurre energia dentro questo sistema di elettrone e protone per produrre il neutrone. E ci sono tre metodi che, in varie combinazioni, abbiamo usato. Uno in modo elettrico, che è il primo lavoro di Wilhelm e Larsen, e secondo è in modo magnetico, e poi arriviamo a quello che veramente vorrei far vedere a voi, che ci sono i metodi di prendere materiali che sono piezoelettrico, piezomagnetico, che può convertire l'energia elastica in energia elettromagnetica, che può essere usato per accelerare, e infatti in natura abbiamo, già lo sappiamo con vari lavori che abbiamo iscritto, eccetera. Andiamo avanti. Vabbè, questo ho già detto a parole. Poi ci sono veri conti, qui. Questo era non per voi, non dovete guardare questo, ma questo per provare, sono un fisico teorico e so fare un po' di conti. Ok? Un secondo, arriviamo a questo. Finalmente, dopo anni che dicevano che tutto quello che facevamo non faceva senso, eccetera, finalmente il gruppo di Roma, che Celani conosce molto bene, sette persone hanno preso il nostro lavoro e dicono, prima avevano cominciato a dire che era tutto, poi dicono no, è vicino, però non sono d'accordo con noi, eccetera, che insomma dicono non è possibile con questo metodo di produrre neutroni, perché il tasso di produzione è stato, per nostra fortuna, questo non è vero.
andiamo avanti perché faccio vedere. Infatti c'è, cominciando con questo un particolare esperimento che abbiamo seguito noi, che abbiamo anche pubblicato, dove c'è la evidenza di produzione di neutroni con un electrolytic cell di, con plasma discharge. Vi faccio vedere solo una curva, sì, prossimo, dove c'è la, questa curva fa vedere esplicitamente che c'è produzione di neutroni. E quelle invece, vabbè, andiamo avanti, poi arriviamo anche per vedere che hanno visto il trasmutazione nucleare, che ci sono varie sostanze che non c'erano prima, ok, che infatti ci sono. Andiamo avanti, saltiamo questo, anche questo, adesso stop. Dato che sono un teorico e io lavoro in particelle e fisica nucleare, che era la mia tesi, quindi per me cosa faccio? Dico, se qualcuno veramente vuol convincere l'altro a 200%, che dobbiamo vedere, infatti avete già sentito i vari contesti, i primi due speakers, i vari esperimenti, che dobbiamo vedere radiazione elettromagnetica, che certamente che sarà energia abbastanza alta, perché se no può essere chimico, può essere quello che vogliamo. Dobbiamo osservare anche con basso numero i neutroni. Il terzo, ovviamente, che dovrebbe essere trasmutazione nucleare, e finalmente arriviamo a more output energy. Così, questi sono i four acid tests. Bene? E vari gruppi sperimentali con faticoso lavoro. Io penso che qualsiasi persona ragionevole dirà che loro hanno visto reazioni nucleari, che non hanno visto tutto quattro per vari motivi, che speriamo che nei prossimi anni vedremo. Ok, per dire una cosa, che in natura, dopo lightning, fulmine, questo è un lavoro di 85, fatto da un gruppo in Kashmir, High Altitude, dove quando finisce loro hanno messo neutron counter e vedono che... Okay, perché questo è importante? È importante perché lì ci sono solo elettroni e protoni, non ci sono la percentuale dei neutroni, è una parte forse 10-5, 10-6, così... Da dove vengono questi? Così, ovviamente è innescato in questo tipo di meccanismo teorico che stavo dicendo. Andiamo avanti. E poi adesso ci sono altri dati molto più precisi, dove sono produzione di neutroni in thunderstorms, eccetera. Beh, ok. Vabbè, e andiamo avanti. Ok, più... Qui c'è una cosa che volevo... Yeah, okay. Adesso arriviamo. Quello che era dopo. Sì, sto. C'è un parametro che abbiamo, diciamo, litigando con il gruppo di Roma 1, di Maiani e tal. Okay. Loro dicono che questo parametro non può essere più grande di 2 o 3 esperimenti. Nessuno ha verificato che non può essere. Infatti, non è vero, perché... A Imperial College questo parametro è già arrivato a 140, a Berkeley 170, in Francia 340, il 2006 è già arrivato a 2000. Bene? A questo punto non è che non può essere fatto, hanno già fatto, ok? Solo che per loro hanno fatto per altri motivi, infatti andiamo, perché è per fare un tabletop electron accelerator. Come si può accelerare un elettrone da qui e qui a grande energia? E quello hanno fatto, questo è il parametro gamma, mi dice quante volte abbiamo aumentato l'energia di elettrone.
Hanno cominciato con 70 milioni di elettronvolt, sono arrivati 85, poi sono arrivati a 160, 170, e in prossimo c'era il più grande prossimo, dove sono arrivati a un 1GeV, vuol dire 1000 volte milione di elettronvolt. Questi sono già fatti, questi si chiamano tabletop electron accelerator. Il punto che voglio che voi ricordate, anche se avete dimenticato tutto quello che ho detto, è che non è che non sappiamo accelerare in poca distanza gli elettroni, non è quello il punto. Il punto è quello che in certo modo Celani ha detto in un altro modo, io dirò in un modo diverso. Qual è? Che per innescare queste reazioni nucleari abbiamo: if the system is cold, non succede nulla. Questa era la domanda che qualcuno lo faceva. Cosa vuol dire? Che e infatti il conto di gruppo di Roma, loro parlano di cold plasma. È chiaro che non vedranno mai un risultato interessante. Il punto, quello che è temperatura, gioca il ruolo fondamentale qui, qual è? Che anche se io ce l'ho un atomo di idrogeno, dove elettroni e protoni che sono legati, e questo è il conto di gruppo di Roma, quello non è. E quando si temperatura abbastanza grande, che sono separati, sono, è un vero plasma a una certa temperatura, a quel punto arrivano questi risultati, che sono che il parametro gamma è abbastanza grande, per produrre abbastanza. Faccio un flash di due materiali, uno pyroelettrico e uno è piezoelettrico. Pyroelettric è che ci sono materiali che esistono o si può produrre, che se io cambio la temperatura e quello dà un campo elettrico. Il piezoelettrico, se io faccio una pressione, a quel punto creo un campo elettrico. Quindi questi due tipi di pyroelectric e piezoelectric, in tutti i due casi reazioni nucleari sono viste con una chiarezza che nessuno può dubitare. Okay, andiamo avanti. Questo era, guardate lì, che è un cartoon di un piezoelettrico che adesso facciamo pressione e mi dà un voltaggio. Dare? Okay. E poi c'è un analogo per che dove l'energia elastica va convertito, che può essere convertito in campo magnetico. E qui sono esempi di vari materiali che sono di magnetic counterpart. Ok. Così quello che siamo, che abbiamo fatto un sacco di conti, è di convertire energia elastica in energia elettrica, e per fortuna, come un teorico, è un problema risolvibile, perché c'è un'espressione di energia fatta da Landau in anni 48, se andiamo al prossimo. Sì, questa c'è una interazione, così se andiamo avanti possiamo fare tutti i conti, eccetera, dove quello che dobbiamo ricordare, cosa facciamo? Che un materiale piezoelettrico ce l'ha certe oscillazioni o certe risonanze a bassa frequenza. Con un materiale piezoelettrico, mettendo quella pressione, che il campo elettrico ce l'ha, inerita quella stessa risonanza, è quello che va a accelerare questi elettroni. Quindi questi conti sono già fatti, sono pubblicati, andiamo avanti e abbiamo